La riserva d'Annunziana di Pescara riaprirà la cittadinanza nella prima settimana di marzo, dopo un attento lavoro di mitigazione del rischio e la ripiantumazione di 1000 nuovi alberi. Ad annunciarlo in conferenza stampa è stata Paola Marcheggiani, assessore comunale all'igiene e al decoro urbano. La riserva riaprirà nella prima settimana di marzo. Le porte saranno riaperte, ma i cittadini di Pescara potranno vedere una riserva sicuramente più bella, perché nel frattempo noi abbiamo fatto dei lavori di riordino naturalistico e floristico, abbiamo interdetto in questo tempo le zone che sono a maggior tutela ambientale ed ecologica, e con un sistema estremamente leggero e poco impattante, con il sistema palo, corda palo, quindi molto lineare e semplice. E dopodiché abbiamo fatto una estirpazione di tutte le piante che sono non autoctone nella riserva. Dobbiamo continuare, perché questo è il neo più grande che la riserva presenta, queste specie non autoctone infestanti, e poi ripiantumeremo 1000 piante. 1000 piante, voglio ricordare ai cittadini di Pescara, che le piante sono esseri viventi vegetali che hanno un inizio e hanno una fine, è necessario poi ripiantumare specie nuove, giovani. Possiamo ricordare il perché di questa chiusura? Sì, perché dopo una visita guidata di una scolaresca è caduto improvvisamente un albero che noi non immaginavamo potesse essere pericoloso, per cui per un motivo di sicurezza, ma non di somma urgenza, perché si poteva chiudendo eliminare il problema. Abbiamo però dovuto fare delle analisi per vedere la stabilità di questi alberi, e è qui presente nella conferenza il professor Sgherzi, che è della Università della Tuscia di Viterbo, un forestale, un dottore forestale, che ha fatto 400 VTA, che sarebbero prove di stabilità delle piante, con anche indagini strumentali, che ha portato poi a delle decisioni importanti, per cui la riserva riapre sì, ma è più sicura.